Vercelli 0-0, Olbia Sardanese 0-0, Pavia Battemassese 1-0, Ponte d'Erol-Trebò 2-2, Rondinella Firenze Casale 1-1, Siena Coiopelli 0-0, Tempio Batte Poggibonsi 1-0, Vogherese Il Varsero a quota 22, Sardanese Pro Vercelli 20, Poggibonsi Siena Pavia 19, Olbia Rondinella 17, Massese Ponte d'Era e Tempio 16 punti, Cecina 15, Ilve Coiopelli 13, Vogherese 12. Nuovo, vita nuova. I grigi di Renzo Melani, reduci dal passo falso di Massa, sono riusciti nell'intento di raggranellare due importantissimi punti e riagguantare la vetta della classifica, chiudere il girone d'andata a 23 punti con buone prospettive per quello di ritorno, considerando che ci sarà l'opportunità di giocare un incontro in più tra le mura amiche. Erano circa 2.000 gli spettatori, tutti fedelissimi, presenti all'incontro con il Sorso, Cenerentola del girone. Il freddo pungente e soprattutto l'incombenza della nebbia ne ha tenuti parecchi a casa per il dispiacere del cassiere grigio. L'Alessandria ancora una volta si è presentata in campo con l'ennesima formazione cambiata, a dimostrazione che gli infortuni e la mala sorte non abbandonano il sodalizio di via Gentilini. Mister Melani ha rinunciato ad un difensore puro per trovar posto a Briata in veste di propulsore sulla fascia. Un'Alessandria quindi ben disposta per farne di un sol boccone della compagine sarda, scesa al Moccagatta con il solo intento di limitarne i danni. A dare una mano al Sorso, se vogliamo essere sinceri, ci hanno pensato i grigi, i quali, specie nella prima mezz'ora di gioco, non hanno di certo impressionato sia dal punto di vista tecnico che da quello atletico. Centrocampo traballante con un Ferretti ancora alla ricerca dello smalto migliore, attacco quasi evanescente con poche palle giocabili. La nebbia, ogni tanto, faceva capolino sul terreno di gioco ed i giocatori, forse, non riuscivano a vedere lo sbraitante Melani sulla panchina dare loro indicazioni. Dopo 8 minuti, Logarzo, forse il migliore in campo della gara odierna, apre per Montrone, il cui tiro dal limite sfiora la traversa. L'unico tiro in porta di tutta la partita degli ospiti avviene all'11° e D'Aloisio lo calcia così. Al 23° prima Briata, poi Casale vengono spintonati in area di rigore, ma il direttore di gara fa cenno di proseguire. Un minuto più tardi la tanto attesa rete. Dalla bandierina calcia Tardini. La palla viene ribattuta dalla difesa sarda. Irrompe sul limite Briata che di collo sinistro insacca splendidamente. Il vantaggio conseguito sprona i padroni di casa che al 25° con Tardini sfiorano il raddoppio dopo una deviazione di Gallo. Si mette in evidenza Ferretti al 31°, ma il suo tiro incoccia il palo esterno sulla destra di Gaspani. Al 38° Logarzo lavora una bella palla sulla sinistra e centra in area, ma Tortora, bene appostato, sciupa una pressione mettendo di testa sul fondo. Alla ripresa del gioco, Melani lascia nello spogliatoio Montrone per far posto a Bartolini. Al 13° è ancora Briata ad impegnare la difesa sarda con un tiro da lontano, ma Gaspami devia in calcio d'angolo. Al 22° Logarzo offre un assist per Ferretti in area. Il pallonetto sembra di quelli vincenti, ma l'estremo del Sorso riesce a deviare sulla traversa. Alla mezz'ora di gioco l'arbitro, in vena di regali, offre il rigore ai grigi per un atterramento di guerra quanto mai dubbio sul limite dell'area. Dal dischetto calcia Ferretti mettendo sulla sinistra di Gaspami, il quale riesce solo a sfiorare la palla. È la rete del 2-0 che permette ai grigi di agguantare i cugini del Casale al vertice della classifica, pronti più che mai ad iniziare il girone di ritorno con il piede giusto.